primi test 2022 a Misano con il team e la Ninjona. L'ultima volta che l'ho usata è andata così. Con un sogno realizzato. Ma l'ultima volta che sono stata a Misano invece è andata così. Strada, cioè fallato. Andata al secondo, fatto un giro, poi entravo nel curvone. E quindi la voglia di riscatto è tanta. Abbiamo 2 giorni per lavorare sulle nuove gomme, dandallo a Metzeler, per arrivare al weekend di gara a Misano con il grosso del setup già fatto. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some needles to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, vice. Adesso. Ma non l'hai vigilato tu qua con le danno? 44. Purtroppo le camere si sono frizzate e non ho riprese del pomeriggio, quindi vi beccate solo il resoconto. Ok, giornata finita, sono contento a metà perché rispetto all'anno scorso ho fatto un bel passo avanti. L'anno scorso, prima giornata a Misano, ho fatto 54, mentre quest'anno ho fatto 46. Però comunque non sono contento perché non ho trovato il mio ritmo oggi, probabilmente lo troverò domani, che è il 44, e è il mio problema in tutte le piste, cioè ovunque io vada, comunque prima di trovare il mio ritmo ci impiego sempre 2 giorni, che è una grandissima perdita di tempo, però in altro modo non riesco a fare.
e la moto è rimasta praticamente la stessa dal Mugello, abbiamo solo allungato un pochino il rapporto e devo ritrovare un po' ancora tutti gli automatismi col 1000, nonostante comunque non sia rimasto completamente fermo in inverno con la 400, però venire sul 1000 è tutta un'altra cosa, tutti altri ritmi, e devo recuperare tutti i meccanismi, i movimenti, i riflessi, tutta quella cosa lì. Spero domani di rifare un bel 44 e per oggi è tutto. Ieri sera poi mi sono messo lì a guardare gli onboard della giornata e a parte vedere che metà delle clip sono andate perse, nella restante metà ho visto che faccio veramente tanti errori proprio di guida, banalissimi, di linea, eccetera eccetera. Penso dovuti al fatto che sono 5 mesi che non salgo sul 1000 e questo mi fa capire che io posso allenarmi quanto voglio con la 400 e gli altri moto, ma il 1000 è comunque un'altra cosa. Comunque niente, adesso vado nel box, mi cambio e vediamo di recuperare il mio ritmo. Ho provato a pinzare un po' di più, figa, ma è andata via proprio. Se puoi farlo un attimo adesso che c'era la rossa.
questo turno è stato qualcosa di epico. Non so cosa abbiano ripreso le telecamere, se hanno ripreso qualcosa oppure no, ma sono entrato dietro di me, è entrato anche Pasini, e fare mezzo giro dietro a un tuo idolo adolescenziale che tifavo quando correva nella 125 e nella 2,5 è qualcosa di estremamente emozionante. Sono riuscito a vedere la quercia e il tramonto come le fa, il feeling con la moto era molto buono dopo qualche modifichina fatta, stavo migliorando comunque già il mio best credo quando all'ultima curva prima del rettilineo mi ha passato Marcon e ho perso un secondino credo solo lì, poi sono riuscito a stare lì dietro quasi un paio di giri per vedere anche lui le sue linee e ho fatto il mio best 43,6 e bello, cioè mi sono emozionato di più a fare quel mezzo giro con Pasini che non vedere il 43 sul dashboard poi a fine turno e niente dai, comunque sono riuscito un po' a rimettere in quadra le cose e adesso ci sono altri due turni dove devo consolidare questi miglioramenti e poi basta. Due giorni di test finiti nei migliori dei modi e ora si va a Cremona.